Ciao fragolini e ciao fragoline. Allora, non ho capito perché ho fatto così. Comunque, nuovo video. Questo è un video molto diverso che non ho mai fatto sul canale e allora ho pensato di provare a fare almeno la prima parte di questo video. Come leggiate dal titolo, ho vinto a Luna Park nelle praticamente le macchinette delle monete, che tu inserisci le monete e cadono, in poche parole, in questa macchinetta. Non mi ricordo come si chiama, per cui volevo portare questo genere di video nel mio canale, perché dato che ho visto che i gratta e vinci piacciono molto, allora ho pensato quasi quasi porto anche il genere di macchinette, nel senso macchinette del Luna Park, oppure anche quelle con il gancio che tu apri e prendi i pupazzi, cioè le macchinette dei pupazzi, dei peluche, in poche parole. Vorrei portare anche quel genere lì. Allora, io ho fatto una mini clip di 5 minuti dove vi faccio vedere, in poche parole, che cadevano le monetine, i gettoni e i punti. L'unica cosa che quando abbiamo, diciamo, fatto cadere la chiave, no? Perché tanto nella clip vedete la chiave, il problema è che non ho registrato la clip dove mi è caduta la chiave, no? E abbiamo vinto, in poche parole. A fine video ovviamente vi spiego e vi dico che cosa abbiamo vinto e qual era il premio. Infatti vi faccio vedere che praticamente c'ho il sacchettino, questo qua, ma non vi spoilerò che cos'è, perché io all'inizio sono andata la prima volta e ho giocato. Ho vinto 300 punti, infatti mi sono fatta dare il bigliettino per poi riandare di nuovo e ho vinto 300 punti. Poi sono andata la seconda volta e allora ho detto: cavolo, questa volta registro e vedo se può interessare questo genere di video. Per cui vi faccio vedere la clip che ho registrato e poi vi spiego come ho fatto a vincere questo premio e come ho fatto vincere i punti e la chiavetta che per sbaglio non ho registrato, la chiavetta che mi è caduta perché sono stata scema, però era, diciamo, bello, se registravo quella clip dove abbiamo fatto cadere la chiave, magari era bello. Comunque, vabbè, vi spiego ovviamente anche il trucchetto di come giocare a queste macchinette. Intanto vi lascio la clip e prima ovviamente di guardare tutto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video, così ne faccio altri. Seguirmi su Instagram, che lì pubblico praticamente tutto, qua su YouTube poco, però di più su Instagram, tutte le cose diciamo private. E fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, così ne farò altre. Detto questo, vi lascio la clip e noi ci vediamo dopo.
Eccoci, allora, questa è la clip che avete visto. Voi avete visto praticamente dove cadevano le monetine, i punti e c'era la chiave, no? Che stava lì. Dopo un po', perché io calcolate che ho speso 40 euro, calcolate, per prendere, diciamo, qualche premio più bello, in senso non un pupazzo e robe varie. Volevo arrivare a tanti punti. Allora, io ho, diciamo, io e il mio ragazzo abbiamo giocato e abbiamo capito il trucchetto di queste macchinette. Praticamente, ovviamente, per chi lo sa, scrivetemelo qui sotto se voi lo sapete questo trucchetto. Se non lo sapete, ve lo dico io. Allora, basta mettere 3 gettoni, no, dentro nei buchi della serratura delle macchinette, mettete 3 gettoni, li dovete far cadere tutte e tre insieme, ovviamente. Quando cadono tutte e tre i gettoni, cadono anche gli altri gettoni, perché la macchinetta spinge e cade giù sia tanti gettoni sia tutti i punti che c'è, come avete visto nella clip, no? All'inizio noi mettevamo in poche parole un gettone, 2 gettoni. Dopo un po' che abbiamo capito che dovevamo mettere 3 gettoni, abbiamo deciso di cambiare macchinetta, perché abbiamo visto una macchinetta dove c'erano questi 2 ragazzi che giocavano anche loro, solo che i 2 ragazzi non avevano più voglia di continuare a giocare perché hanno detto spendiamo soldi inutilmente. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso e se ne sono andati, no? La ragazza ovviamente voleva vincere la chiave perché era proprio lì, no? Era quasi al bordo, però alla fine non hanno deciso di andare avanti e allora
se ne sono andati. Io poi alla fine ho visto che la chiavetta, cioè la chiave era quasi al bordo, ho detto, ma quasi quasi ci provo, per cui mi sono spostata nell'altra macchinetta dove ovviamente non ho registrato la clip. Quando è arrivato il mio ragazzo che ha iniziato a inserire tre gettoni ogni volta, calcolate che ho speso 15 euro e mi sono fatta dare più di 40 gettoni, per cui 40 gettoni, con i 40 gettoni di 15 euro, ogni tre gettone che facevo andare cadevano tanti gettoni e ovviamente la chiave andava sempre più avanti. Ho vinto tanti punti perché cadevano sempre. Meglio della macchinetta prima che avevo fatto la clip che voi avete già visto. E in poche parole, piano piano, quando ho finito quasi tutti i gettoni, la chiave è caduta e è rimasta incastrata. Quando è rimasta incastrata la chiave, ho detto cavolo. Però la chiave l'abbiamo vinta, per cui abbiamo chiamato quella delle macchinette, gliel'abbiamo detto e ci ha dato la chiave. Ovviamente la chiave aveva dietro un numero. Io all'inizio pensavo che avevamo vinto o l'orologio o la cassa, quella delle macchine, delle auto, no? Quelle vecchie di una volta. Ho detto, ma che palle, ho vinto un oggetto che a me non piace. Invece no. Quando io ho dato la chiave alla ragazza, che abbiamo finito ovviamente di giocare, perché dopo 40 euro che abbiamo speso, cioè la chiave era caduta, i punti erano caduti, ormai c'erano solo i gettoni. Allora abbiamo detto, vabbè, basta, perché ormai 2 o 3 ore a giocare alle macchinette, dopo un po' i soldi vanno via come niente. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso, siamo andati a prendere, diciamo, i punti, perché avevamo sia il bigliettino dei 300 punti, sia i punti che avevamo fatto in quel giorno. Siamo andati, mi ha dato la chiave la ragazza. Ho aperto quella cassaforte piccolina e c'era un bigliettino. Io ci sono rimasta male perché ho detto, ma no, un bigliettino, non ci doveva essere un orologio, eccetera. Nel bigliettino c'era scritto, vuoi 150 gettoni, cioè per continuare, o 1200 e passa punti. Questo era il premio della chiave. Io all'inizio sono rimasta un po' male perché ho detto, preferivo qualche oggetto, dato che era una chiave e ci ho messo tanto così per sprecare i soldi e i gettoni, con ogni tre gettoni che mandavo giù le macchinette, cioè, alla fine ho detto 150 gettoni sono pochi, per cui alla fine non vinci niente. Per vincere un'altra chiave, anche lì altri 40 euro di sicuro. E allora ho pensato, vabbè, prendo i 1000 punti accumulati con 300 punti, più o meno, adesso non mi ricordo quanto sono arrivata sui punti, ma forse 1400 punti, anche di più l'ho fatti sui 1400. E alla fine ho deciso di prendere il premio, non ho deciso di farmi dare il bigliettino per la prossima volta, solo che io sono stata scema, potevo dire no, dammi il bigliettino, così almeno la prossima volta oppure l'anno prossimo arrivo e ne faccio altri e vinco qualcosa di più bello. Invece no. Sono scema, ho ritirato il premio e i premi erano la cassa Bluetooth, quella che ovviamente vanno in giro i ragazzini che ascoltano la musica. Poi c'era il portacellulare per l'auto, mettevi questo coso che vale 10 euro. E poi c'era la GoPro. Avevi questi premi, cioè praticamente i premi erano pochi e non erano neanche belli, infatti ci sono rimasta un po' male. Alla fine ho detto, vabbè, è inutile sprecare ancora soldi, eccetera, per cui prendiamo il premio e non ci giochiamo più. Niente, vi faccio vedere il premio che ho scelto, che è praticamente i punti che ho vinto, sia della chiave che i punti normali che ho vinto io nelle macchinette. Vi faccio vedere in questo sacchetto il premio, che è la GoPro, quella HD, no, Full HD dello Sport 30 metri dell'acqua. Questa qua,
L'ho già guardato su Amazon. Costa 29 euro. Questa. Io l'ho caricata, l'ho provata e ovviamente non sto a aprirla. Cioè, l'ho già aperta. Ho caricato la GoPro e ho visto la qualità se era buona. La qualità è pessima, infatti se andate su Amazon a vedere tutte le recensioni, le recensioni sono tutte negative di questa macchinetta. Adesso non so se sott'acqua si vede meglio a confronto di registrare così normalmente, non lo so. Comunque, in poche parole, questo è quello che ho vinto con i 1400 punti. Per cui non vi dico. Se no c'erano i pupazzi, però i pupazzi che me ne faccio? Ne ho già tantissime. Poi, dato che devo andare alla casa nuova, cioè mica posso stare a pigliare tutti i pupazzi e metterli tutti in casa, cioè, allora alla fine ho deciso di prendere questa. Non lo so, vedrò se dargli un'altra chance, se no vedo cosa fare, se venderla, se regalargliela a qualcuno. Non lo so, perché 40 euro ovviamente non ne vale questa. Questa vale 29 euro, anche di meno. La trovate su Amazon. Però la qualità fa proprio schifo, in poche parole. Comunque questo è il premio che ho vinto nelle macchinette. Vabbè, io vi ho detto il trucco di come vincere, diciamo, i punti, le chiavette, cioè le chiavette, le chiavi. C'è anche il cellulare, però i cellulari sono quelli vecchi, tipo iPhone 5, quei cellulari vecchi. All'inizio volevo prendere quello, però poi ho detto vabbè, prendiamo la chiave, che forse la chiave ci sono più belle sorprese, e invece sono rimasta un po' delusa. E niente, questo è tutto. Per cui ovviamente poi farò un video parte dove vi farò vedere la qualità e tutto della GoPro. Se qualcuno è interessato di questa macchina qui, se no vedrò come fare, perché è inutile usare una cosa che la qualità è pessima e non riesco neanche a registrare. Per cui, vabbè, questo è tutto. Io vi ho detto come ho fatto a vincere i punti, come ho fatto a perdere tanti soldi, perché ovviamente non è. So, è uno spreco, ovviamente, cioè, pagare per far sì che tu vinci qualche premio, alla fine ti inculano, perché, vabbè, sono premi un po' del cacca. Ma dato che a me piace giocare a queste macchinette, piace, diciamo, divertirmi, eccetera, anche se all'inizio, se non ti cadono, diciamo i gettoni, i punti, ti viene nervoso e dici cadi, cadi. Infatti stavo spaccando la macchinetta perché volevo che cadevano tutti. E dopo un po' inizi a dire cavolo, cavolo, vai avanti, no, no, dammi altri 20 euro. E io andavo avanti a giocare. Se poi il mio ragazzo non mi ha convinto di dire no, basta, perché sennò vai avanti a spendere così tanti soldi per cosa, per un premio che poi alla fine. Infatti poi dopo ci ho pensato e ho detto no, basta, 40 euro è già anche fin troppo. E niente, mi dispiace che non ho registrato la clip dove mi è caduta la chiave e che non sono andata avanti. Però non è facile perché stavo registrando e in più mettevo dentro le monete. E allora era un po' difficile registrare e mettere dentro le monete. Se no dovevo far giocare il mio ragazzo e io registrare. Poi vabbè, calcolate che con la musica eccetera. Poi il copyright. Per cui questo è quello che è successo. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, se volete che io porto questa tipologia, così l'anno prossimo quando ci sarà il Luna Park, perché ormai il Luna Park è finito, porterò l'anno prossimo, registrerò praticamente il video tutto intero del Luna Park, di quello che gioco. Oppure anche delle macchinette dove tu prendi i pupazzi. Non lo so, fatemi sapere se vi piacciono queste tipologie di video. Detto questo, lasciatemi un like, un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video perché di sicuro questo è durato tanto. Tra la clip che ho fatto e quello che vi ho detto. Comunque, vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!